Eccoci, buonasera, buonasera, benvenuto Paolo. Ciao, ciao a tutti, grazie. Allora, ma quindi sei nuovo di Twitch? Questa è la prima live che fai? Su Twitch sì, ho Ottimo. fatto altre live, però erano generalmente su YouTube. Sì, quindi Bene, questa è bene, l'esperienza nuova. vedo che faccio da beta tester di questa piattaforma a molti, quindi mi fa piacere. Allora, stasera live un po' particolare perché ovviamente andiamo a trattare un argomento e come sempre, se ci sono domande, scrivetele in chat. Ovviamente il video sarà registrato e postato poi su YouTube, quindi se ci saranno comunque domande, scrivetele sotto nei commenti, così poi piano piano li recuperiamo e ovviamente, eventualmente, se ci fossero proprio tantissime domande, ti devo per forza reinvitare a risponderle a tutte. Sì, dai, speriamo, speriamo. Cerchiamo di trattenerli fino all'ultimo, dai, abbiamo anche dei trucchi. Sì, esatto. Vai, allora lascio la parola a te e se ti vuoi fare una piccola presentazione di cosa fai e poi puoi iniziare tranquillamente. Va bene, dai, ok. Quindi ho incluso anche una slide per questo, quindi in sostanza posso già mettere schermo intero. Ok, quindi presentazione di oggi, che poi sarà in realtà anche una discussione aperta in sostanza. Questa quindi è un'introduzione a Kubernetes. Immagino che tanti avranno sentito parlare di Kubernetes. Per chi volesse poi le slide, qua ho preparato i link, quindi bit.ly, link abbastanza brevi. Chi fosse interessato a eventuali, diciamo, nuove iniziative, c'è anche la newsletter. Quindi, qualcosina su di me. Al momento quindi sto lavorando adesso da inizio 2021 come freelance, quindi sia in termini di sviluppo software che pratiche, chiamiamole così, DevOps. Sono tornato in Italia da circa 2 anni. Prima ho fatto 9 anni in Svizzera tedesca. Sono tornato in Italia per, diciamo, per via di una buona offerta appunto da parte di Red Hat, e poi ho deciso quindi di intraprendere la mia carriera attuale da freelance, sia consulente che sostanzialmente anche come trainer. Quest'anno, tra l'altro, ho anche pubblicato il primo corso, quindi Kubernetes su Udemy. Chi fosse interessato, poi ci potrebbe essere qualche sorpresa. Ma dai, non annoiamo oltre il nostro pubblico con le robe, diciamo, banali. Partiamo, direi, con una domanda. Speriamo che, insomma, ci sia qualche partecipante. Allora, qua la mia prima domanda, voglio cercare di capire se c'è, diciamo, un pubblico adeguato, nel senso che tipo di livello, insomma, di esperienza con Kubernetes, per chi si volesse unire. Può o mandare appunto fare la foto a questo codice QR, oppure andare quindi su slido.com, codice 93 366. Al momento ancora non vedo, sono tutti un po' timidi, secondo me. Se non si Ancora sì. iscrive nessuno a questo punto, allora vado direttamente con la prossima slide. Aspetto ancora qualche secondo. Tutti un po' troppo timidi, eh? Normalmente chiacchierano alla grande, quindi però argomento nuovo, ospite nuovo, un attimino Ma c'è un po'. sostanzialmente, secondo me, qualcuno magari sta ancora cenando. Chissà. O Anche sì. magari ancora facendo l'aperitivo, sai. Beh, Ora che si può uscire tutti in giro. sì, ancora per qualche giorno, magari. No, speriamo di no. Veramente, Ok, dai. in sostanza, vabbè, c'è stato qualcuno un po' più, diciamo, un po' più coraggioso. La risposta sostanzialmente, dal mio punto di vista, è ottima, perché quindi questo tipo di presentazione generalmente quindi è più per chi è appunto all'inizio con Kubernetes. Quindi se ci fosse stato chiaramente qualcuno con almeno un anno di esperienza, magari si sarebbe anche annoiato. Ok, quindi una piccola introduzione. Io direi qua, da questa slide, possiamo partire quindi dalla parte sinistra, ok? Questa
questa slide che cosa fa? Riassume sostanzialmente quello che è successo negli ultimi decenni dal punto di vista dello sviluppo software. Quindi siamo passati da macchine fisiche, ok? Server spesso bare metal, quindi nei nostri data center, anche a volte, quindi anche nelle cantine. Per questi noi dovevamo occuparci di tutto, ok? Fare il provisioning dell'hardware, installazione e patching del kernel, installazione delle dipendenze, deployment dei nostri applicativi. Chiaramente tutto questo porta a un cicli di rilascio molto, molto lunghi, quindi si parlava di mesi, spesso anche di anni. Quindi all'inizio degli anni 2000, siamo nella parte centrale a questo punto di questa slide, sono state introdotte cosiddette macchine virtuali, quindi attraverso l'introduzione del concetto di hypervisor da parte di VMware. Quindi cos'è successo? Riassumendolo, diciamo, in maniera semplice, siamo riusciti ad astrarre l'hardware, ok? Quindi attraverso un hypervisor abbiamo virtualizzato l'hardware e abbiamo avuto la possibilità di creare macchine virtuali sulle quali andavamo a installare il kernel, le dipendenze e il nostro codice applicativo. Questo ha migliorato quindi i tempi, ecco, dei rilasci degli applicativi, ma non era ancora ottimale. Sono arrivati quindi, in realtà già un po' di tempo fa, si parla del 2006-2007, poi sono diventati più, diciamo, popolari nel 2013 con l'introduzione di Docker, i container, ok? Quindi vediamo qua nella linea tratteggiata un container, che non è altro quindi che l'impacchettare di un applicativo in maniera efficiente. Abbiamo sia l'application code, quindi il nostro codice applicativo, che le dipendenze, ok? Quindi cosa succede? In questo caso la virtualizzazione si sposta, o meglio, in realtà è presente anche a livello hardware ancora, ma la virtualizzazione avviene anche all'interno del nostro sistema operativo, quindi all'interno del kernel Linux. Quindi che cos'è un container esattamente? Se lo dovessi spiegare a qualcuno, insomma, che ha poche conoscenze, direi è un processo, ok? Un processo all'interno del sistema operativo, ma che ha degli occhiali speciali, ok? Gli occhiali della realtà virtuale. Quindi un processo che vede una realtà un pelino diversa da quello che c'è realmente all'interno del nostro sistema operativo. Questo come avviene? Sfruttando chiaramente delle funzionalità del kernel Linux che sono i cosiddetti cgroups e i namespaces, ok? Attraverso queste due funzionalità noi riusciamo a segregare i processi, ok? E far sì che possano funzionare in maniera praticamente indipendente, virtualizzando a livello del sistema operativo. Sappiamo, almeno noi sviluppatori back-end, ma spero presto, probabilmente presto anche i front-end, sostanzialmente in generale, vabbè, gli sviluppatori, insomma, sono abbastanza entusiasti dei container. Questo perché? Perché si possono trasportare, sono portabili dalla nostra macchina locale fino al cloud, ok? Il codice funziona sempre alla stessa maniera. E questo chiaramente ci apre la strada verso, o meglio, ha aperto la strada verso i microservizi, microservices, e anche sostanzialmente quindi la creazione di applicativi e il loro rilascio, il loro deployment più, diciamo, agile. Quindi qua che cosa vediamo? Qua vediamo il porto merci di Rio de Janeiro. Porto merci di Rio de Janeiro che, come vediamo, ha tanti container, ok? In questo caso, quindi, se noi abbiamo un unico container, un paio di container su una macchina virtuale, questo è abbastanza semplice da gestire. In questo caso, questa immagine appunto rende l'idea nel fatto quando io ho decine, centinaia, anche migliaia di container, chiaramente è necessaria tutta un'infrastruttura per orchestrare questi container che sono in funzione sulle macchine virtuali, ok? Quindi in questo caso sono nati i sistemi di orchestrazione di container e chiaramente ormai lo standard è Kubernetes, ok? Kubernetes appunto permette di far girare e gestire container supportando diversi tipi di runtime per i container. Il primo chiaramente è stato Docker, ma è stato deprecato da poco. In realtà ci sono anche altri tipi di runtime,
Questo comunque è abbastanza trasparente per lo sviluppatore. Kubernetes è ispirato da, chiaramente dall'esperienza di Google, un progetto che è stato quindi rilasciato open source da Google e supporta ambienti sia quindi on-premise, quindi su data center privati, sia chiaramente sul public cloud. Ora, a mio avviso, qual è il concetto più importante di Kubernetes? Ok? Il concetto fondamentale è questo. Noi abbiamo il nostro orchestratore di container, ok? Che quindi è nella parte destra qua, container cluster, ok? Questa nuvoletta ci permette di far girare i nostri applicativi. A noi non interessa più di tanto l'infrastruttura sottostante, ok? A noi interessa poter interagire con questa infrastruttura, ok? Quindi, come vediamo qua, nel titolo evidenziato, il vantaggio di Kubernetes è appunto astrarre l'infrastruttura sottostante, che possono essere macchine virtuali sul data center on-prem o sul public cloud, ma persino macchine fisiche, ok? Quindi bare metal. La cosa fondamentale è avere il nostro orchestratore che espone un server API, quindi sostanzialmente delle REST API, e noi possiamo interagire, noi siamo gli omini qua in azzurro, quindi sviluppatori, amministratori di sistema, che vanno a interagire quindi col nostro orchestratore. A noi non interessa più quindi il dettaglio dell'infrastruttura sottostante, se si tratta di macchine fisiche o del Google Cloud, ok? A noi interessa prendere il nostro orchestratore e far girare il nostro microservizio. Non ci interessa nient'altro in sostanza come sviluppatore. E questo è il vantaggio che ha reso sostanzialmente Kubernetes così popolare. Ora, brevemente, diciamo, un piccolo richiamo all'architettura, ok? Partendo quindi dalla parte sinistra di questa slide. Abbiamo gli utenti. Gli utenti possono interagire con il nostro cluster, ok? O utilizzando in maniera, diciamo così, a basso livello, in maniera le REST API in maniera nuda, oppure si possono usare chiaramente o la command line interface, quindi in italiano normalmente detta CLI, quindi la nostra CLI nel terminale, oppure la user interface, ok? Quindi abbiamo diversi metodi per interagire con Kubernetes. Ora, partiamo dalla parte centrale, ok? Kubernetes è dotato in realtà di due parti. Una parte che si chiama master, ok? Che è il cervello, che è l'intelligenza del nostro cluster, e i cosiddetti nodi, ok? Worker. I nodi che fanno girare i nostri applicativi, i nostri microservizi, ok? Partendo dalla parte master, cosa succede? Abbiamo diversi componenti. Quindi partiamo qua dall'alto, abbiamo l'API server, è abbastanza, penso, scontato, è un componente che espone delle REST API, le REST API del nostro orchestratore. Abbiamo un altro componente che è etcd, quindi etcd non è altro che quindi un key value store, quindi un database distribuito di tipo chiave valore, ok? È in giallo, come notate, rispetto agli altri pezzi che sono in rosso. Questo perché? Perché questo pezzo può essere estratto al di fuori, anzi generalmente in un contesto di alta affidabilità viene estratto fuori dal master ed è sostanzialmente la persistenza del nostro cluster Kubernetes. All'interno di esso chiaramente è presente lo stato. Abbiamo lo scheduler. Io ho un microservizio, un applicativo che può essere anche un applicativo scritto, non so, anche quindi un applicativo React.js, può essere un microservizio più vecchio stile scritto con Spring Boot in Java o in Go. Questo deve essere schedulato, ok? Quindi il nostro cervello deve decidere su che macchina virtuale andrà a funzionare, su quale di queste macchinine qua verdi, ok? E questo è compito dello scheduler. Lo scheduler chiaramente andrà a valutare diversi parametri e l'algoritmo è abbastanza complesso. Comunque il suo obiettivo è andare a far sì che un applicativo vada a girare su una macchina virtuale. Abbiamo poi dei controller. I controller sono dei tanti in realtà, quindi riassunti in un unico componente. Ognuno di essi si occupa di un compito specifico. Chiaramente Kubernetes è un sistema distribuito e un sistema di eventi. Quindi avremo tanti piccoli controller, ognuno dei quali avrà un certo scopo. La cosa fondamentale da capire su Kubernetes è che è un sistema totalmente dichiarativo. Quindi
prima cosa andavamo a fare? Andavamo a deployare il nostro applicativo e andavamo a specificare esattamente tutto quello che doveva essere fatto, ok? Per far sì che il nostro applicativo funzionasse. In questo caso, invece, che cosa succede? Io voglio dire, voglio un web server Nginx, ok? In funzione. A me non interessa come questo verrà schedulato, cosa succederà. A me interessa che il mio applicativo stia funzionando. Questo è il compito, quindi, dei controller, che vanno a prendere lo stato dichiarato e ci portano verso di esso. Ok, abbiamo quindi poi la parte qua a destra. Quindi abbiamo detto, queste sono le in verde, questi piccoli parallelepipedi sono quindi delle macchine virtuali. E su ognuna di esse, chiaramente, in funzione un argente particolare che fa sì che le nostre macchine virtuali appartengono effettivamente al cluster. E chiaramente questo componente è molto importante perché andrà a interagire con il container runtime. Per semplicità, diciamo, Docker. Quindi abbiamo detto Kubernetes è un sistema dichiarativo, bene. A questo punto andiamo a vedere la risorsa fondamentale di Kubernetes. Abbiamo detto esponiamo REST API. A questo punto quindi una risorsa gestita, controllata, schedulata chiaramente da Kubernetes esposta attraverso REST API. L'oggetto fondamentale si chiama pod, ok? Un pod in natura, come potete vedere dall'immagine, non è altro che un gruppo di balene, ok? Quindi se pensate a Docker capite velocemente l'analogia. Il pod non è altro quindi che un gruppo di uno o più container, ok? Pensiamo a uno o più container Docker per semplicità, che vengono quindi schedulati in maniera atomica, tutti insieme, generalmente ne abbiamo uno, due, non sono tantissimi. Comunque sia, sono schedulati in maniera atomica sulla stessa macchina virtuale e sono delle entità effimere. Effimere che significa che chiaramente hanno degli indirizzi IP che si cerca di mantenerli stabili, ma in realtà possono cambiare nel tempo. Questo perché? Perché ci possono essere delle release nuove nel nostro applicativo, oppure ci possono essere delle problematiche, il nostro applicativo deve essere riavviato, oppure una macchina virtuale è andata in crash e magari un applicativo è stato spostato automaticamente su una macchina, su un'altra macchina virtuale. Quindi, abbiamo detto il pod è un'unità atomica di scheduling composta da uno o n container. Ok, quindi in questo caso rivediamo con una prospettiva un pochino diversa, vediamo il nostro cluster. Ok, il nostro cluster Kubernetes, che è dotato quindi di uno o più master, in un contesto reale di produzione, chiaramente più master, per via della, chiaramente per garantire l'alta affidabilità. In questo caso abbiamo un unico master per semplicità, insomma, di rappresentazione nel diagramma. Quindi in questo caso il master che cosa ha fatto? Dalla freccia vediamo che ha schedulato un piccolo rettangolino verde che non è altro che il nostro pod. Quindi ha detto il nostro applicativo Node.js, Spring Boot in Java o un semplice web server Nginx o Apache è stato schedulato su una macchina virtuale. Se questa macchina virtuale dovesse cadere, il pod verrebbe spostato automaticamente e fatto ripartire magari sulla macchina virtuale numero 2. Ok, come vengono rappresentate le risorse? Ok, abbiamo detto il pod è la risorsa fondamentale ed è una risorsa dell'API REST, ok? L'API REST, quindi rappresentate chiaramente come payload in genere in JSON, in questo caso chiaramente per semplicità, quindi di lettura da parte nostra, da parte degli umani, vengono rappresentate quindi in YAML. E qua vediamo una definizione YAML, che non è altro che quindi che un tipo, che è una rappresentazione che chiaramente è un, include poi la rappresentazione JSON, che però chiaramente è più leggibile. Quindi che cosa succede? Qua vediamo già dalle prime righe, insomma, che stiamo parlando di un oggetto che appartiene alle REST API V1, che si chiama pod, associati dei metadati, alla riga numero 3, e andremo a vedere meglio che cosa, e delle specifiche, ok?
Oh, piccolo spoiler. Quindi qua abbiamo che cosa? Abbiamo uno o più container, abbiamo detto. In questo caso vediamo quindi una lista di container, in questo caso uno, container Nginx, ok? Quindi web server al quale abbiamo dato delle risorse. Questa è una rappresentazione chiaramente molto semplificata di un pod e generalmente quando andremo a interagire con il nostro sistema andremo a, avremo a che fare con, quindi, con un file di tipo YAML e chiaramente con, del, con il nostro terminale e quindi la, la CLI, quindi la nostra key. Ora, quindi, prima, sulla prima parte, ok, il concetto di namespace. Concetto di namespace di Kubernetes, ok? Abbiamo il nostro cluster. Il nostro cluster può essere, chiamiamolo così, affettato, ecco, affettato come un prosciutto, ok? Spezzettato in diversi ambienti, in diverse unità logiche, ok? E questo è il namespace. Quindi qua vediamo ad esempio tre namespace con i evidenziati con, i, con dei colori diversi. Quelli che iniziano con cube, ovviamente è abbastanza, immagino, scontato, sono dei namespace di sistema, ok? Questo chiaramente è un namespace di default. Per che cosa vengono utilizzati i namespace? Come abbiamo detto, permettono quindi di partizionare, di affettare il nostro cluster, ok? Dal punto di vista logico, quindi potremmo avere, introdurre in maniera, diciamo, un po' più soft, in questo caso, il concetto di multi-tenancy. Quindi possiamo avere più team, ok? Team magari agile, che fanno, che quindi utilizzano i principi DevOps, team quindi cross-funzionali, che sviluppano magari uno o più microservizi da deployare sul nostro cluster. E chiaramente è possibile anche condividere un cluster per ambienti distinti, quindi test, produzione, QA, staging, anche se io in realtà personalmente preferisco separare produzione dalla, dagli altri ambienti. Poi abbiamo chiaramente un ultimo punto, quindi le risorse, come abbiamo visto quindi prima, il pod, la risorsa fondamentale, sono associate a dei namespace. Quindi un pod per girare gira sui namespace. Ok, quindi piccolo recap, ok, di che cosa abbiamo parlato finora. Quindi introdotto Kubernetes con la sua architettura, il concetto di unità fondamentale di scheduling che è il pod, e affettare il nostro cluster in più, diciamo, unità logiche. Qua potrebbe essere un buon punto, ecco, se ci fossero eventuali domande. Vai, sì, ci sono un paio di domande. Allora, la prima è, allora, tutto bello, ma per i microservizi stateless, ma il database dove lo metto, come lo clusterizzo? Qua arrivano subito le domande cattive, sono cattivissime oggi. Allora, Kubernetes è stato pensato per carichi, quindi workload di tipo stateless. Però, cosa è successo? Chiaramente tanti si sono posti poi questa domanda, ok? Quindi è stato esteso. Al momento supporta anche quindi workload di tipo stateful. Quindi con workload di tipo stateful intendo database, cache, message broker come può essere Kafka, come può essere un RabbitMQ, qualsiasi altro tipo di broker. Quindi chiaramente supporta la persistenza. In realtà, devo essere sincero, allora, la mia preferenza in generale sui carichi stateful è di utilizzare, se possibile, dei servizi gestiti dall'eventuale, se ci troviamo sul public cloud, dall'eventuale cloud provider, che può essere quindi Microsoft, Amazon AWS, Google Cloud, ok? Loro chiaramente hanno team che sono specializzati a gestire solamente queste cose qua, ti gestiscono gli upgrade in maniera senza downtime, ti gestiscono i backup, hanno livelli di quindi SLA, quindi le classiche SLA elevatissime, che sono difficili da raggiungere se non si ha un team di persone, insomma, esperte, specializzate internamente. Per chi lo avesse, per chi avesse la fortuna, ecco, di avere un team di gente esperta, potrebbe chiaramente gestire poi anche carichi, quindi workload di tipo stateful.
Ok. Allora, poi ce n'è un'altra. Qual è il vantaggio reale di preferire un container ad una virtual machine? Allora, in questo caso, secondo me, dipende da che cosa stiamo sviluppando. Se stiamo sviluppando, a mio avviso, o meglio, o magari ci stiamo occupando della manutenzione di applicativi, ok? Più monolitici, cosiddetti monolitici, un po' più legacy, che comunque hanno dei tempi di partenza abbastanza lenti. E sono difficili da containerizzare perché magari hanno la configurazione arcodata o altri tipi di problematiche che magari quindi devono leggere dati dal database in partenza. Diciamo che non sono super adatti, ecco, al mondo dei container. Quindi il vantaggio reale del mondo dei container è il fatto di avere applicativi leggeri, ok, portabili. Quindi io posso impacchettare il mio container sul mio Mac in locale, ok? E spararlo sul Google Cloud funziona esattamente alla stessa maniera. Il mio applicativo deve essere leggerissimo, quindi parte nel giro di 5-10 secondi e mi permette di gestire in maniera elastica, io lo vedo come un polmone, ok? Quindi in maniera elastica, quindi si sgonfia e si gonfia come un polmone. Ti permette di gestire il traffico in maniera dinamica, reggendo quindi i picchi di traffico ed eventualmente risparmiando dei soldi nel caso ci fossero periodi di inattività. Quindi, a mio avviso, è più che altro quindi la leggerezza di questi applicativi che possono scalare, in maniera elastica rapidamente, nel caso in cui quindi stiamo parlando di architetture un pochino più moderne, un po' più orientate al cloud. Ok. Allora, in chat intanto stanno chiacchierando di qualcosa, quindi poi immagino che iniziano ad esserci un po' di chiacchiere, quindi probabilmente dopo arriveranno un po' di domande. Ottimo. Intanto se non avete altro, si prova ad andare avanti. Ovviamente, come vi ho detto prima, scrivete tranquillamente e piano piano rispondiamo a tutto. Ottimo. Ok, quindi ancora un pochino di roba, dai, di roba noiosa, poi passiamo anche a qualcosa di live demo. Concetto quindi di label e di selector. Ok, che cosa sono? Che sono dei conce è uno dei concetti fondamentali di Kubernetes. Quindi le label non sono altro quindi dei metadati, quindi coppie, chiave, valore, ok? Quindi sostanzialmente delle mappe che vengono assegnate ai nostri oggetti, quindi ad esempio ai pod, ok? Vengono utilizzati per che cosa? Per poter raggruppare, per poter cercare i nostri applicativi. Andiamo a vedere un esempio. Generalmente questo chiarisce un pochino questo concetto. In questo caso vediamo quattro pod, ok? Quattro pod con colori diversi. Ognuno di questi pod sono associate quindi tre label. La label app, la label phase e la label role, ok? In questo caso, ad esempio, il pod verde ha app, valore my app, phase, prod, role, backend. Ok? In questo caso supponiamo di voler filtrare solamente i pod di backend, che sono quelli poi evidenziati da questo rettangolino. Ok? In questo caso, quindi, io cosa andrei a fare? Andrei a filtrare per questa label azzurrina, quindi role, backend. Se invece volessi filtrare, ad esempio, solamente i pod, quindi i miei microservizi, i miei applicativi, diciamo su un ipotetico ambiente di test, potrei andare a prendere qua questa seconda label, associata chiaramente a tutti e quattro i pod, e come vedete qua abbiamo la label verde, phase, con il valore test. Quindi in questo caso sono riuscito a raggruppare questi due pod in basso. E questa strategia vedremo un po' in che contesti poi viene utilizzata. Abbiamo poi il concetto di deployment, ok? Abbiamo visto il concetto di pod, il nostro microservizio, diciamolo così, in isolamento. Chiaramente in un ambiente reale è difficile trovare un pod da solo.
il pod sarà parte generalmente di un'unità un po' più grande, che ci permette chiaramente di avere un certo numero di repliche in funzione, perché chiaramente vogliamo, da un certo punto di vista, quindi garantire un'alta affidabilità, ma anche chiaramente poter scalare, quindi reggere il traffico che può aumentare. E quindi chiaramente, come si faceva in passato anche per i servizi monolitici, dietro un load balancer, ok, si vanno a costruire chiaramente delle repliche. Ora, il deployment chiaramente ha anche un altro scopo, quindi il punto numero due, e cioè permette diverse strategie di rollout, quindi diverse strategie di deployment, quindi di rilascio, ok, del nostro applicativo. Partiamo dalla prima parte, quindi il numero delle repliche. Abbiamo il nostro oggetto, ok? Il nostro carissimo deployment, che in questo caso specifica tre pod. E infatti vediamo qua a sinistra il numero 3. Abbiamo tre pod, ok, che fanno parte di un'entità che si chiama replica set, che in questo momento che è sottostante in qualche modo al deployment, ma non è importante in questo momento. Noi dobbiamo pensare semplicemente che abbiamo un deployment e noi abbiamo il nostro microservizio per poter gestire il traffico, ha bisogno di tre repliche. Arriva il Black Friday, ok? E tutti vogliono comprarsi il cellulare nuovo. Abbiamo il nostro e-commerce, ok? Il servizio che gestisce il carrello sta faticando, quindi dobbiamo scalare verso l'alto. Io che cosa faccio? In maniera dichiarativa, utilizzando, se vi ricordate, la nostra definizione YAML, in questo caso del deployment, vado a dirgli: guarda, tre pod non sono sufficienti per gestire il click day dei signori che vogliono prendere il bonus monopattino, ok? Mi servono chiaramente più potenza. Si suppone che chiaramente abbiamo i soldi per poterlo pagare magari sul cloud pubblico. Andiamo a scalare chiaramente verso l'alto e andiamo a dirgli: guarda, io voglio 4 pod, voglio 40 pod. In questo caso, chiaramente, Kubernetes ci fa partire, attraverso la sua intelligenza, ci fa partire i pod aggiuntivi, che in questo caso sono evidenziati in rosso, qua sulla destra. Non appena sono partiti, eccolo qua. Anch'esso è pronto a servire il traffico. Questo quindi è il concetto di garantire un certo numero di repliche per un applicativo. Abbiamo detto la seconda funzionalità. La seconda funzionalità, abbiamo detto, era gestire diverse strategie di deployment, quindi di rollout. Di Kubernetes di base ne offre solamente due. La prima, che è il default, che è il rolling update, okay? Che sarà quella che andremo ad analizzare brevemente. E cioè è un rilascio graduale, senza downtime, del nostro applicativo. Magia. Poi abbiamo il recreate. Recreate, abbastanza immagino scontato, che cosa fa? Spegne chiaramente la versione vecchia, c'è un piccolo downtime, e fa ripartire la versione, chiamiamola così, V2, la versione nuova. Andiamo a vedere l'esempio della strategia più utilizzata in quasi tutti i progetti che anch'io generalmente seguo, quindi i progetti che utilizzano Kubernetes. Chiaramente la strategia più utilizzata è la rolling update, perché nonostante sia un pochino più lenta nel rilascio, è una strategia che garantisce, diciamo, zero downtime, quindi chiaramente abbiamo sempre qualcuno in grado di servire il traffico. Abbiamo il nostro applicativo. Il nostro applicativo quindi si chiama Hello1, ok? Abbiamo il deployment, come avevamo prima. Il deployment è caratterizzato da tre pod, ok? A questo punto vogliamo la versione V2. E quindi qua in alto notate che Hello è diventato da Hello1 Hello2. A questo punto abbiamo detto rilascio graduale dalla vecchia alla nuova versione e quindi Kubernetes si andrà ad orchestrare il rilascio andando a scalare verso il basso la parte sinistra e andando a scalare verso l'alto, quindi la nuova versione, in questo modo qua.
andrà a spegnere un po' da sinistra e ne accende una a destra, ne spegne un altro a sinistra e ne accende una a destra, e così via, fino a quando poi il rilascio non sarà completato. Chiaramente ci possono essere problemi, ok? I sistemi di monitoraggio sono fondamentali nei sistemi distribuiti, quindi ovviamente anche su Kubernetes. Stiamo parlando magari di sistemi che, se rimaniamo nell'open source, di cui io chiaramente sono particolarmente fan per via quindi anche del mio passato di lavorativo, chiaramente è possibile effettuare un rollback, quindi portare il tutto dalla versione vecchia, scusate, dalla versione nuova, attualmente appena deployata, nuovamente, insomma, la versione vecchia che, ok, non conterrà le nuove feature, però almeno magari era funzionante. Quindi chiaramente Kubernetes ci permette di effettuare un rollback. E infatti, se notate qua, l'immagine del container, chiamiamolo Docker container, è nuovamente Hello1. Abbiamo poi un ultimo concetto teorico, poi abbiamo concluso con la teoria per oggi. Yes! Che cos'è un service? Ok? Un service non è altro che un bilanciatore, quindi un load balancer virtuale che sta seduto quindi davanti ai nostri pod, davanti ai nostri microservizi. Se vi ricordate, che cosa avevamo detto? Avevamo detto che i microservizi, quindi i pod, hanno indirizzi IP che possono cambiare nel tempo, sono entità effimere, ok? Quindi ci serve un indirizzo IP stabile, così come si faceva prima, mettendo chiaramente un load balancer davanti, magari a degli applicativi monolitici deployati su macchina virtuale. Abbiamo un indirizzo IP stabile e i service in realtà poi possono essere di diverso tipo. Poi chiaramente questo è un concetto un pochino più avanzato, dipende se noi esponiamo il nostro servizio solamente all'interno del nostro cluster o se magari lo vogliamo rendere pubblico, quindi anche verso il mondo esterno. Andiamo a vedere il concetto generale di service. Ok, qua che cosa vediamo? Vediamo riassunto sempre il nostro cluster Kubernetes. Sulla parte sinistra abbiamo i nodi master, rappresentati con un unico blocco per semplicità. E poi abbiamo le macchine virtuali worker, abbiamo detto, quelle che sono i nostri muscoli, ok? La potenza che fa girare i nostri applicativi. E infatti sulle macchine virtuali vediamo dei pod. Pensiamo a dei pod che appartengono ad un deployment. Chiaramente il deployment, come potete immaginare, andrà a cercarli tramite le label. Quindi i nostri pod 1, 2 e 3 sono deployati, ok, dall'intelligenza del master o dei master su macchine distinte. Questo perché generalmente il Kubernetes tenta di fare questo perché se dovesse cadere una macchina virtuale, noi avremmo comunque almeno due pod su tre di questi che abbiamo inizialmente. Davanti a questi tre pod abbiamo il nostro bilanciatore virtuale, quindi tutte le richieste che arrivano, okay, dall'alto, che possono essere richieste interne, che possono essere richieste esterne, che provengono dal mondo esterno, arrivano e vengono bilanciate, verso i pod. La strategia di bilanciamento dipende dall'installazione di Kubernetes. In generale è un bilanciamento di tipo random. Quindi viene estratto a sorte un pod e viene inoltrato il traffico verso quel pod. Ok, il service, abbiamo detto, ritorno alla slide precedente per un attimo. Ok, come fa a capire quali sono i pod, ok, che appartengono al pool di bilanciamento, al pool di load balancing. Perché? Perché nel passato noi andavamo in maniera, diciamo, ci andavamo a loggare magari su una macchina o attraverso magari dell'automazione con Ansible o strumenti simili, andavamo a configurare, okay, il nostro bilanciatore andandole a dare fisicamente gli indirizzi IP delle macchine virtuali. Ok? Quindi gli dici inoltra verso la macchina con IP X, con IP Y, con IP Z. In questo caso invece è tutto dinamico, un pod può partire, può essere spento, riavviato, può succedere di tutto, ok? È il principio dei sistemi distribuiti. Il nostro service andrà costantemente a vedere chi appartiene al pool di bilanciamento attraverso, abbiamo detto, che cosa? Le
le labels, quindi le nostre coppie, i nostri, chiamiamoli così, i nostri hashtag, insomma, associati, ok, ai nostri pod. Quindi attraverso questo filtraggio è possibile quindi che il service vada a trovare i pod che appartengono al pool di load balancing. Ok, quindi dopo aver esaminato i primi tre punti, che cosa abbiamo visto in questa l'ultima parte teorica per oggi? Abbiamo visto quindi le label e i selector, ok? Quindi i metadati associati ai nostri oggetti, i pod, il deployment e altri, e i selector che chiaramente vanno a selezionare queste label. Abbiamo visto i deployment che ci permettono di garantire un certo numero di repliche e delle strategie di rollout, e poi abbiamo visto i service, quindi i nostri bilanciatori virtuali davanti ai nostri pod. Quindi questo lo stesso potrebbe essere un ottimo momento prima del quiz, se ci fossero, direi, altre domande magari da discutere. Sì. Allora, ce n'è un'altra. Allora dicono, la configurazione del numero di pod deve passare necessariamente dai file di configurazione o anche tramite codice dinamico? Penso ai casi di analisi del carico dei server. Allora, questa è una domanda, diciamo che è un tema abbastanza avanzato, sono possibili entrambi. Quindi, sostanzialmente, che cosa succede? Possiamo sempre interagire con il nostro cluster o attraverso la CLI, abbiamo detto quindi la CLI, o andando direttamente ad applicare i comandi o andando chiaramente ad applicare le definizioni YAML, ok? C'è la possibilità per i nostri, chiaramente, qua nel mentre facciamo caricare il quiz di dopo. Allora, chiaramente c'è la possibilità di gestire il tutto anche in maniera dinamica. Quindi i nostri microservizi possono interagire anch'essi, se chiaramente i diritti, se gli vengono dati i diritti, i nostri microservizi possono interagire con le API di Kubernetes. Punto numero uno. Punto numero due, esiste un controller molto interessante, che in questo caso che viene utilizzato spesso e che si chiama Horizontal Pod oppure Vertical Pod Autoscaler. Quindi l'Horizontal Pod Autoscaler va a leggere quindi dall'API server di Kubernetes, va a vedere le risorse utilizzate dai pod. Se il consumo di CPU e memoria rilevato fosse elevato, ok, e magari il nostro applicativo è stato configurato per scalare in maniera dinamica, in quel caso il nostro controller potrebbe addirittura andare a scalare i pod in maniera dinamica. C'è di più in realtà. Kubernetes è talmente avanzato, molto spesso anche un pochino troppo complesso magari a volte. Cosa succede? Perché a volte le cose avvengono, nel senso, come per magia. Quando lo utilizziamo è fantastico. Chiaramente bisogna conoscere poi che cosa succede sotto, se uno è un amministratore di sistema, magari. Quindi, se noi andiamo a scalare in maniera dinamica i nostri microservizi, arriveremo prima o poi, chiaramente, a saturare il cluster, ok? In questo caso è presente addirittura un altro controller che mi permette di aggiungere macchine virtuali in maniera dinamica. Chiaramente se è possibile, quindi se mi trovo sul public cloud, se ho il ferro chiaramente in casa, insomma, questo non è possibile. Però se ci troviamo sul public cloud, addirittura è possibile quindi scalare anche il numero di macchine virtuali in funzione del nostro carico. Quindi questo chiaramente arriviamo a capire che, insomma, situazioni che sono successe in passato su alcuni portali quando c'era magari il bonus monopattino o il bonus bicicletta si potevano evitare dal punto di vista tecnico. Probabilmente magari c'erano altri tipi di problematiche, magari anche organizzativo. Ok, chiaro. Vai, la domanda al volo, cosa ne pensi di strumenti come Rancher? Ah,
Possibile, ok. Allora, sì, secondo me è uno strumento carino, sicuramente. Permette quindi di creare e gestire più cluster Kubernetes, ok? Su ambienti di tipo diverso, quindi ci permette di garantire strategie addirittura ibride o multi-cloud. Quindi questo secondo me è un tool molto interessante, che è sicuramente uno dei tool da valutare. Per andare in produzione, chiaramente non è l'unica soluzione. Ci sono chiaramente anche altri tipi di approcci. Uno che a me piace particolarmente è l'approccio GitOps, ok? L'approccio quindi in cui tutto è gestito attraverso Git e attraverso pull request. Quindi io ho tutto, anche la definizione dei cluster su Git, e poi chiaramente avrò un sistema che starà lì continuamente in ascolto o verrà magari sollecitato attraverso dei webhook, che permetterà chiaramente di applicare poi queste definizioni. Vedo che c'è qualcuno che si sta aggiungendo al nostro quiz. Ottimo, nel mentre. Ah, mi raccomando, ragazzi e ragazze, aggiungete o cliccate nel link che Holistic ha scritto in chat oppure slido.com con quel codicino, senza, non c'è bisogno di iscrizione, niente, basta che mettete quel Esatto. codice. Dai, dai, su. Dawa. In ogni caso ci saranno premi per tutti, quindi. Bene. Ma dai, nonostante l'orario, ci sono Sì, Gesù sì. Che addirittura che ci benedice. simpi che siete, ragà. Swag come se piovesse. Sì, più o meno. Io non so, direi, magari, chiaramente ci si può aggiungere anche in corsa. Ovviamente, teniamo presente, ci saranno 5 domande e ci sarà una classifica finale. Vediamo chi sarà il vincitore. Vediamo se ci saranno miracoli. Ok. Quindi, qual è la risorsa fondamentale schedulata su Kubernetes? 4 opzioni. Ansia, è una competizione. raga, stasera vi metto un po' d'ansia, scusate. 50-50. Quindi la risposta giusta è il pod, ovviamente. Il pod è la risorsa schedulata atomica schedulata da Kubernetes. In realtà, chi ha detto container, insomma, non è totalmente sbagliato, perché poi dietro le quinte chiaramente avremo dei container che girano sulle macchine virtuali. E i container, però, abbiamo detto, fanno parte del pod. E il pod può raggruppare uno o più container che vengono schedulati insieme in maniera atomica. Quindi indirettamente, chiaro, vengono schedulati dei container, ma attraverso il pod, che è l'oggetto delle API di Kubernetes. Andiamo a vedere la seconda domanda. I namespace ci permettono di fare che cosa? Questo sono stato forse un po' cattivo. Vediamo se qualcuno ha avuto il coraggio di rispondere. Addirittura. Quindi, chiaramente dividere logicamente un cluster. Dicevo cattivo perché in realtà siete stati abbastanza bravi. Perché? Perché molte persone pensano che il namespace permetta di isolare gli applicativi dal punto di vista di sicurezza. In realtà i pod deployati su un cluster, diciamolo così, vanilla, quindi un cluster nudo e senza nient'altro sopra, non sono isolati dal punto di vista di sicurezza, quindi possono comunicare tra di loro, ok? Chiaramente è possibile farlo utilizzando oggetti aggiuntivi, ci sono chiaramente regole di network policies, pod affinity, anti-affinity, ci sono delle quota,
ci sono, insomma, diversi meccanismi per isolare poi quasi in maniera ermetica il workload. Poi, avere più cluster distinti? No, perché comunque il cluster rimane uno, avremo un unico gruppo di master, un unico gruppo di worker, il cluster come entità logica è uno, però viene affettato, diciamo, in diversi namespace. Chiaramente nessuno ci vieta di avere più cluster distinti che possono essere gestiti con sistemi come è stato citato prima nella domanda, quindi con Rancher o altre metodologie o altri tool. Domanda. Chiedono anche se sono su macchine virtuali diverse? Non ho capito. Chiedono anche se sono su macchine virtuali diverse? Sì, perché sostanzialmente che cosa succede? Noi abbiamo macchine virtuali diverse che comunque appartengono alla stessa sottorete, quindi generalmente se pensiamo al networking TCP/IP, quindi alla PLISO/OSI, stiamo parlando di una sottorete, quindi una sottorete, quindi il CIDR range, che è quindi CIDR, che è sostanzialmente lo stesso. Queste possono comunicare, quindi appartengono allo stesso indirizzo di broadcast e possono comunicare a livello fisico direttamente. Cosa succede però? Noi abbiamo diversi container su diverse macchine virtuali, è vero. Su queste macchine virtuali viene installata chiaramente un sistema Kubernetes, un sistema complesso, e forse, perlomeno per me, la parte più complessa è il networking. Io penso di aver studiato un sacco e ogni tanto mi perdo ancora, quindi potete immaginare, dopo anni. Quindi cosa succede? Su Kubernetes viene installata una cosiddetta software defined network, quindi un overlay network. Quindi c'è una rete TCP/IP di tipo virtuale, sostanzialmente. Quindi è come se noi avessimo questa nuvola che viene calata sulle macchine virtuali, con i pacchetti che possono viaggiare tra le macchine virtuali, ok? Come se fossero, quindi tra i container su macchine virtuali diverse, come se fossero all'interno della stessa sottorete. Questo perché poi, dietro le quinte, i pacchetti vengono incapsulati, quindi i pacchetti IP vengono incapsulati all'interno di altri pacchetti IP, e poi ci sono delle regole all'interno del kernel Linux che ti permettono di fare il forward, quindi dal punto di vista dell'applicativo sembra di stare sulla stessa rete. Quindi in sostanza sì, possono comunicare. È un tema abbastanza complesso e, ripeto, questo meriterebbe un approfondimento a parte. Ok. Possiamo andare quindi allora, se non sbaglio, alla terza domanda. Come vengono individuati quindi i pod che appartengono al nostro pool di bilanciamento, di load balancing? Chiaramente ci riferiamo ai service. Rullo di tamburi. Wow! Ovviamente sì, per mezzo dei selettori di labels. Quindi, abbiamo detto, i nostri pod, i nostri oggetti hanno dei metadati associati e i service vanno a utilizzarli. E andremo, vediamo un attimo in base ai tempi, a vederlo anche, a discuterlo magari anche insieme su una demo live. Quali sono le strategie di deployment, di rilascio di default, garantite chiaramente dal nostro cluster? Anche questa forse un pochino cattiva. Oggi ero particolarmente cattiva. Questi test mi piacciono. Ma tutto sommato è andata abbastanza bene. Quindi abbiamo il rolling update, quindi rilascio graduale che andremo a vedere live, quindi senza downtime, e il recreate, quindi con downtime, spegnimento in cui vengono spenti e accesi. Gli altri due sono, sì, è vero, strategie che esistono, quindi se parliamo di procedure, quindi di tecnologia, quindi di CI/CD avanzata, ok? Esistono queste strategie, ma non vengono garantite da Kubernetes di default. Possiamo implementarle attraverso strategie di automazione diverse o attraverso tecnologie avanzate come la service mesh su Kubernetes,
ma non sono le strategie, insomma, di default di Kubernetes. Ok. Ultima domanda. Quali componenti fanno parte quindi del nostro cluster, quindi a livello di architettura? Ottimo, dai, sono contento. Abbiamo un attimo pubblico, quindi chiaramente i nodi master, il cervello, l'intelligenza, e i nodi worker, quindi i nostri muscoli, che fanno girare quindi i nostri applicativi. Vediamo Z. Ah, diciamo che, insomma, vabbè dai, ha sbagliato solo una domanda, 49 secondi, poi abbiamo Holistic e poi A. Sta gente un po' timida, però non so. Bene, bene. Bella questa con il quinto posto. Sì. Dovevamo impegnare di più. Ok, quindi, allora, non so, se c'è qualche argomento, altrimenti c'era, volevo magari mostrare anche una piccola demo. Demo. Yeah. In questo caso bisogna pregare i demo gods, quindi in modo che tutto funzioni per bene. Ho visto, insomma, per chi ha partecipato, ma anche per chi non ha partecipato poi al nostro quiz, ci sono dei voucher super scontati anche per il mio corso, diciamo, su Udemy. Quindi questo link bit.ly si atterra direttamente là, poi insomma li faremo anche rivedere. Quindi, ora passiamo al nostro caro e vecchio terminale. Ok, andiamo a vedere il nostro cluster Kubernetes. Innanzitutto andiamo a vedere. Okay. Forse se riesce a fare un po' di zoom. Perché così, perché io la vedo bene, ma di solito quando è che io leggo bene, di solito in chat mi dicono che si legge un po' piccolo. O non lo so, chat, diteci se si legge. Questo è un pochino più grande. Nel frattempo che rispondono, c'è una domanda al volo. Sì. Ci sono soluzioni che permettono di fare un one-click install di un'infrastruttura come Heroku? Diciamo che io sappia, no, cioè proprio one click, magari con un paio di passi, sì, ok, con alcuni passi, sì, proprio one click, generalmente sono le soluzioni gestite, quindi ad esempio io quando lavoravo in Red Hat, lì è abbastanza comune come soluzione, quindi PaaS, quindi Platform as a Service, OpenShift. In questo caso lo stesso, la versione 4 è molto molto semplice da installare, ok? Si può installare addirittura ormai anche solamente con l'interfaccia grafica. Ci sono alcune procedure, insomma, da seguire, ma un paio di click. In realtà forse dovrei avere anche, per esempio qua, visto che insomma ero dipendente ancora l'account. Qua per esempio poi ci saranno un paio di domande su questo. Avevamo per esempio ok, sono loggato, insomma io questa, insomma, la prima, perché io chiaramente in questo momento ho accesso, qua si possono creare dei cluster, ce ne sono tanti anche perché appunto di miei ex colleghi, quindi per creare un cluster chiaramente non è proprio un unico click, ma siamo molto vicini, insomma, ad esempio create cluster, possiamo, quindi si può creare chiaramente completamente dedicato, oppure su Azure, su AWS, oppure magari con installazione un po' semi-manuale, per esempio su AWS, Azure, Google Cloud, ma è abbastanza semplice, ma non è proprio one click. Ci sono però anche i provider, sia Kubernetes, adesso in questo momento io ho menzionato OpenShift, ma chiaramente ce ne sono diverse. Ci sono soluzioni gestite chiaramente di Kubernetes, come sul Google Cloud. Io quello che utilizzo principalmente dai clienti al momento è Google Cloud e OpenShift.
Chiaramente sono soluzioni gestite, ad esempio Trion AWS, e in questo caso chiaramente mi chiederà di loggarmi, insomma, però è possibile tirare su un cluster, ok, gestito totalmente da AWS con un paio di click, un paio di configurazioni, molto molto semplice. Se invece volessimo vedere, che so, una soluzione Kubernetes gestita, che è quella sostanzialmente che utilizzo anche per in questo momento per la demo, se è abbastanza rapido a caricare, insomma, è possibile creare dei cluster gestiti, ok? E in questo caso, ad esempio, io faccio su Google Cloud, chiaramente totalmente equivalente su AWS, AWS e Azure, è un pochino lento al momento, forse manco per via dello streaming. In questo caso, ad esempio, Kubernetes Engine, puoi andare qua e tirarti su dei cluster totalmente gestiti. Ok? Se riusciamo a farlo vedere. Eccolo. Possiamo, per esempio, dire voglio un cluster Kubernetes. Chiaramente c'è un pochino di configurazione. Quindi, per esempio, qua configure. Succede un pochino lento, un attimo il ping, sì tranquillo, ci sono abituati anche con me quando è che sto facendo stream, ovviamente un po' più lentina la situazione. Ecco. In questo caso, ad esempio, insomma, vogliamo creare un cluster, ad esempio in un'unica zona, in una regione oppure in più regioni, ad esempio possiamo prendere in Europa, che sono a Francoforte, possiamo crearli su data center distinti, possiamo sceglierne la versione, addirittura è arrivata adesso anche l'1.20. Chiaramente c'è un pochino di configurazione relativa a quanti nodi vogliamo nel cluster, per esempio 3 nodi, vogliamo autoscaling, che è quello che dicevo prima, configurazione di sicurezza, un po' di automazione, ad esempio, una maintenance window se la vogliamo, vogliamo configurare il networking, tante cose, no, vabbè, una volta che abbiamo configurato tutto, in sostanza possiamo cliccare qua, ad esempio create, e in questo caso mi crea, io in realtà ho già un cluster chiaramente pronto, in questo caso, vabbè, mi dice insufficient quota, perché in realtà io ho un account limitato, e questo è quello mio personale. In questo caso, ad esempio, non andrà a crearlo, posso scegliere chiaramente un cluster in un'unica zona, chiaramente in un account enterprise con più risorse è possibile, ma in sostanza quello che era importante era far vedere, insomma, questi step qua di configurazione. Insomma, non è difficilissimo, ci sono anche sistemi di automazione, ad esempio con Ansible, per poterlo installare in maniera secca, diciamo, su macchine virtuali, quindi prendendo delle macchine virtuali. Ci sono chiaramente diverse metodologie. Una di queste è chiaramente anche Rancher, che è stato menzionato prima. Ok. Se riesci a fare un pochettino di zoom, mi dicono, e poi, cioè, si legge quasi bene. Ok. Ok. Così magari dovrebbe andare. E magari lo facciamo anche già, vabbè, poi lo facciamo anche su Visual Studio Code, così. Quindi, che cosa vediamo qua? Allora, innanzitutto, abbiamo detto, per interagire con Kubernetes, possiamo interagire quindi con l'API, ok? Chiaramente la nostra command line, quindi la nostra CLI, si chiama kubectl e dietro le quinte andrà a utilizzare chiaramente le REST API. Ad esempio, io voglio i nodi che fanno parte del nostro cluster. Chiaramente io per semplicità mi sono messo nel mio terminale, mi sono messo un alias, ok? Con scritto ok uguale kubectl, ed è per questo che poi mi vedrete scrivere ok anziché quindi kubectl. Questo è importante perché tutte le shortcut possibili sono fondamentali per chi volesse prendere la certificazione, quindi CKAD, quindi la CCAD, quindi come Certified Kubernetes Application Developer. Lì chiaramente il vincolo fondamentale è il tempo,
E quindi uno dei trucchi è questo. Possiamo andare a vedere quindi anche le risorse utilizzate sui nostri nodi, okay, con kubectl top nodes, e andiamo a vedere ad esempio che qua sono 136 millicore, pari al 3% di CPU, e abbiamo sostanzialmente l'utilizzo di 1 giga circa di memoria, che è pari al 10%, questo sulla prima macchina. In questo momento abbiamo 3 macchine, questo perché queste, teniamo presente, sono nodi worker, quindi nodi che fanno girare i nostri applicativi, i nostri microservizi. Essendo una soluzione gestita, in questo caso su Google Cloud, infatti si vede già anche dal nome Google Kubernetes Engine, quindi qua GKE, ok? Sostanzialmente il control plane, che abbiamo detto, quindi i nodi master, sono nascosti e gestiti totalmente dal nostro cloud provider. Ora, abbiamo detto quindi che ci sono delle REST API. Se qualcuno non ci credesse, potremmo andarci a mettere un proxy, ok, verso il nostro API server, e quindi se io vado qua su localhost, ok, supporto 8080, andremo a vedere le nostre API. Come vedete sono insomma abbastanza chiare. E quindi andiamo a prendere slash API, che sono autodocumentate in sostanza, ad esempio slash APIs, e qua rappresentato in JSON, insomma non è importante poi vedere il contenuto, la rappresentazione JSON di tutte le risorse dell'API. Avevamo ad esempio l'API V1, a cui, se vi ricordate, appartiene il pod, era API, non APIs. In questo caso abbiamo la risorse, tutte le risorse che vengono fornite da Kubernetes nell'API REST V1. Qua in questo caso stiamo interagendo direttamente con il nostro API server. Abbiamo delle config map per le configurazioni e, se notate, andiamo a cercarci il pod. Guarda caso abbiamo anche il pod, una risorsa REST di Kubernetes che noi andremo a rappresentare in realtà come oggetto YAML. Ok, quindi possiamo spegnere il nostro proxy, abbiamo capito insomma che abbiamo un API server, e tutte le volte che io vado a fare qualcosa come kubectl getpod, ad esempio nel namespace di sistema, kubesystem, in questo caso chiaramente stiamo interagendo con l'API server. Ok? E in questo caso nel nostro namespace di sistema, come vedete, abbiamo diversi pod. Questo perché? Perché essendo una soluzione gestita, abbiamo chiaramente diversi pod di default. Ad esempio, diversi pod che gestiscono il networking, alcuni pod che gestiscono quindi i log che devono essere collezionati e inoltrati a un sistema di logging, sistema per le metriche, abbiamo un server DNS interno e tanti altri, insomma, servizi. Ok, abbiamo detto, abbiamo quindi i pod, abbiamo visualizzato un attimo inizialmente i pod. Andiamo a vedere anche il namespace, che può essere scritto quindi o in maniera con la shortcut ns, che è chiaramente quella consigliata poi per l'esame, oppure kubectl get namespace, e qua abbiamo diversi namespace, ok? Ad esempio, io lavoro anche quindi con Argo, Argo Workflows, Argo CD su Kubernetes, quindi ci sono questi namespace. C'è un namespace per i miei test, ad esempio, alcuni namespace di sistema, e andiamo a crearne magari anche uno. Quindi kubectl create namespace, ok? E facciamo, ad esempio, live. In questo caso siamo andati a creare questo namespace. Quindi se io faccio kubectl get namespaces nel nostro cluster, andremo a vedere che c'è un namespace nuovo creato nella colonna age esattamente 8 secondi fa. Quindi ci posizioniamo con un'altra CLI, con un'altra CLI su questo namespace. Andremo a lavorare su questo namespace adesso. Ok? In questo caso abbiamo detto abbiamo creato un namespace, in questo caso in maniera imperativa. Ok, che cosa vuol dire in maniera imperativa? In maniera imperativa significa che io vado a dire esattamente al nostro cluster che cosa deve fare, o in maniera comunque quasi imperativa.
Oppure abbiamo detto c'è la maniera dichiarativa. Nella maniera dichiarativa io dichiaro che cosa voglio e se ne occupa il cluster. Ok? È molto simile a quando parliamo poi anche, magari quando scriviamo il codice, paragonando la programmazione imperativa, se noi andiamo a scrivere ad esempio un for loop nel quale andiamo a specificare l'indice, l'incremento dell'indice e tutto quello che succede dentro, oppure magari andiamo a utilizzare espressioni particolari, ad esempio degli stream, delle espressioni lambda, nella programmazione funzionale andiamo quindi a esprimere che cosa vogliamo fare, ma non esattamente come. Ad esempio, come andare a iterare attraverso un array. Quindi è un concetto molto simile, a mio avviso. E per il namespace possiamo chiaramente andarci a vedere anche la rappresentazione YAML, ok? Il nostro era live minus output YAML, e qua, come vediamo, abbiamo una rappresentazione YAML del nostro namespace, che è molto simile a quello che voi avete visto nelle slide sul pod. Abbiamo kind namespace qua, appartenente sempre all'API V1, che avevamo visto prima nella nostra risposta JSON quando avevamo il proxy. Quindi tutto è una risorsa REST, ok? Che viene memorizzata, che abbiamo detto, nel nostro etcd, quindi il nostro distributed key value store. Ok, quindi abbiamo visto la creazione di un namespace, quindi una partizione logica del cluster, la creazione quindi del namespace e la sua rappresentazione di YAML. Adesso andiamo a creare un pod. Quindi attraverso il comando kubectl run, il nome del pod che chiamiamo ad esempio Nginx, il nostro web server, immagine della container image Nginx, che andrà a prendere quindi la Nginx latest dal Docker Hub. Ok, facciamola girare. In questo caso sarà associato al namespace corrente. Quindi andiamo a vedere il nostro web server in funzione. In questo caso io gli ho semplicemente detto chiaramente il nostro pod. In questo caso vogliamo vedere il nostro pod, che si chiama Nginx, e come vedete il nostro pod è in funzione da 17 secondi. Ok? Io non ho detto dove doveva essere schedulato. Non ho specificato granché in questo caso. Chiaramente in un caso reale ci saranno molti più parametri. Però in realtà io non vado a preoccuparmi delle macchine virtuali sottostanti, dello scheduling. Questo è Kubernetes. Io gli vado a dire, io voglio quell'applicativo, fallo girare. A me non interessa come, dove, quando e perché. A me interessa che il mio servizio sia up and running. Ok? Quindi possiamo chiaramente avere anche informazioni aggiuntive sul nostro pod Nginx attraverso kubectl describe pod, il nome del pod. In questo caso abbiamo tante informazioni, come vediamo. Il namespace a cui è associato, il nodo, la macchina virtuale sul quale è stato schedulato, ad esempio. Andiamo a vedere delle label di default. Andiamo a vederne l'indirizzo IP effimero associato al nostro pod, che è un po', tra virgolette, paragonabile al minimo a una macchina virtuale. Il container ID, e come vedete qua, noterete un dettaglio, non c'è Docker, ok, nel mio runtime su Kubernetes, ma c'è container ID. La nostra immagine, ok, che viene presa dal Docker Hub e che è Nginx, ok, e tante altre informazioni, tra cui tutti gli eventi, ok, che ci sono per il nostro pod. Ad esempio, qua vediamo lo scheduler che avevamo menzionato durante la nostra presentazione teorica, che ha assegnato, ad esempio, questo pod a una certa macchina virtuale, valutando diversi parametri. Ha effettuato il nostro componente, abbiamo detto, l'agente sulla macchina virtuale, la kubelet, che effettua il pull della container image dal Docker Hub e poi la fa partire. Come vedete è un sistema ad eventi, ci sono tanti componenti che vanno a collaborare per portare il nostro sistema allo stato desiderato. E in questo caso abbiamo detto, abbiamo creato il nostro pod Nginx. Ok? Uh-huh.
mi posso loggare anche all'interno del pod, o meglio all'interno del container che sta all'interno del pod. Quindi io posso dire exec, così come facevamo con la CLI di Docker, ok? Meno IT, nginx, vado a eseguire la shell all'interno del container Linux. In questo caso, nel giro di qualche secondo, siamo all'interno del nostro nginx. Infatti facciamo che so un hostname, e come vedete l'hostname evidentemente è nginx, ok? Oppure era uname, se non sbaglio, meno u, o meno il flag, non me lo ricordo a questo momento. Ok, per vedere il sistema operativo va bene anche così senza il flag. Vedete che Linux, mentre io chiaramente nella mia macchina locale in questo momento ho macOS. Ok, quindi ci siamo, abbiamo creato un pod nginx e ci siamo addirittura loggati all'interno di un container che gira in un cluster Kubernetes remoto sul cloud. Ok, possiamo chiaramente cancellare il pod nginx. In questo momento, dopo delle operazioni di graceful shutdown, infatti se notate ci impiega qualche secondo, il pod viene cancellato. In questo caso, abbiamo detto, l'abbiamo creato attraverso la CLI. Possiamo crearlo anche con una definizione YAML. Andiamo a crearci uno scheletro, che poi, per chi di voi volesse seguire la certificazione CCAD, sarà sostanzialmente l'approccio standard. Generarsi uno scheletro YAML attraverso qua, attraverso il terminale. Quindi anche in questo caso andremo a fare krun nginx, l'immagine nginx, ok? Però ci andiamo a mettere un dry run, l'output YAML, quindi in questo caso non esegue il comando sul cluster. E l'output è un output di tipo YAML. Ce lo mettiamo in un file, ok? Che andiamo a chiamare nginx-pod.yaml. Bene. Giriamo qua a Visual Studio Code e vediamo il pod che è stato appena generato. È esattamente questo. Come vedete, quindi, che è esattamente quello che poi c'era anche nelle slide. Quindi abbiamo il kind di tipo pod, appartiene all'API V1, abbiamo dei metadati, di cui delle label autogenerate, quindi questa, run nginx, e delle specifiche, in questo caso specifiche molto molto semplici, solamente l'immagine, non vengono addirittura specificate nemmeno delle risorse, quindi CPU e memoria necessarie al nostro applicativo, ovviamente bisogna farlo su un contesto reale di prod, in questo momento siamo in una breve demo, insomma non è necessario. Quindi abbiamo detto questo template YAML, lo vogliamo applicare al nostro cluster in modo da creare un pod. Cosa facciamo? Kubectl apply meno il f, il nome del file, nginxpod.yaml. Lo applichiamo, applichiamo la definizione YAML al cluster e come vedete mi dice che il pod nginx è stato creato. Andiamo a verificare con kubectl getpod nel namespace corrente, sempre. E come vedete abbiamo un nginx, un applicativo nginx, il nostro web server, in funzione da 9 secondi. Perché utilizzo spesso Nginx? Perché nella certificazione è una delle immagini, delle container image che vengono utilizzate. Ok, non so se c'è qualche domanda qua a questo punto della demo. Ancora non è arrivato nulla, quindi proverei ad andare avanti. Ok. Quindi, abbiamo visto quindi namespace e pod. Cosa ci rimane? Ci rimangono le label, ci rimane il deployment e ci rimane il service. Quindi andiamo ora a creare un pod che si chiama Nginx 1, okay? Sempre immagine container image, docker image Nginx, label, in questo caso app, la chiamiamo V1 e andiamo a crearci il primo pod. Andiamo a creare il secondo pod, app V2. Con il nome chiaramente Nginx 2. In questo caso quindi abbiamo creato due pod con due label diverse, app V1 e app V2, okay? Che sono Nginx 1 ed Nginx 2. Posso andare a vedere chiaramente le label con show labels. Come vedete,
abbiamo la colonna labels con app v1, app v2. Possiamo anche chiaramente filtrare per label, quindi posso andare a dire meno L che è un filtro per label, get pod sempre, e posso andare a prendere app v1, e in questo caso mi mostrerà solamente il pod v1, mentre se io elimino la label mi mostrerà chiaramente tutti e tre i pod. Posso andare anche a verificare il pod v2, chiaramente. E infatti abbiamo nginx 2. Quindi in questo caso ci fa vedere che, insomma, che possiamo associare label ai nostri pod e che possiamo filtrare per label. Questo quindi è stata una parte abbastanza rapida, diciamo così. Andiamo a ripulire il nostro cluster andando a cancellare tutti i pod. Questa operazione ci impiega, cioè, sempre qualche secondo. Ora andiamo a creare un deployment, abbiamo detto, quindi un gruppo di pod che funzionano come quindi in un gruppo con un certo numero di repliche. Quindi andiamo a creare il nostro deployment nginx, immagine, in questo caso però voglio usare nginx 1.19.0, e vogliamo quante repliche? 3? Ok. In questo caso posso utilizzare la definizione YAML, posso generarmi quindi dry run output YAML e ce lo mettiamo in un file che si chiama deploy.yaml. Vedere deploy.yaml, e in questo caso ci ha generato quindi un oggetto che si chiama deployment, che in questo caso appartiene all'API REST apps v1. Come vedete abbiamo tre repliche, stiamo parlando sempre di nginx 1.19.0. Andiamo ad applicarlo al nostro cluster, ok? Quindi kubectl apply, meno f, quindi il nome del file, deploy.yaml. Vado a fare che il getpod, andiamo a vedere che il nostro cluster sta creando tre servizi nginx. Ora sono tutte e tre up and running. Vogliamo scalarlo verso l'alto perché è arrivato il Black Friday. Quindi posso andare chiaramente a modificare la definizione YAML qua e dire per esempio 10 e riapplicarlo, oppure che cosa posso fare? Posso andare a dire kscale deploy nginx, in questo caso però voglio 10 repliche. Okay. Mi apro un altro tab prima di lanciare il comando. Vado a lanciare watch kubectl getpod. Quindi vediamo i nostri tre pod. Il mio obiettivo è quindi in questo caso vedere in maniera live i sette pod aggiuntivi che verranno fatti partire. Quindi qua siamo andati a dire, quindi kubectl abbiamo detto scale il nostro deployment nginx a 10 repliche. Andiamo a scalare, ci posizioniamo sull'altro tab, nel giro di qualche secondo, boom! Come vedete, sono stati schedulati e fatti partire altri 7 servizi. Chiaramente posso poi, una volta finito il picco magari di traffico, in questo caso in maniera manuale, ma abbiamo detto è possibile anche in maniera automatica, andiamo a riscalare verso il basso. E quindi, come vedete, nella colonna status abbiamo il valore terminating. Quindi in chat dicono, ora che hai tre pod, cioè ora hai tre pod come load balancing? Allora, questi sono tre pod che verranno, che apparterranno eventualmente al pool di load balancing. In questo caso non abbiamo nessun tipo di service e quindi, come vedete, non ci sono service, non ci sono bilanciatori davanti a questi tre pod. Andiamo a crearlo a breve. Quindi posso andare a cancellare il pod, scusate, il deployment. Nginx, ok,
possiamo andare a creare un nuovo deployment. Un nuovo deployment che io ho costruito apposta per essere esposto da un service. Però prima di lanciare questo comando mi servirebbe un minuto per andare a prendere un bicchiere d'acqua e Vai, tornare. certo. Intanto, chat, ditemi se è tutto chiaro, in caso se no si ritorna un po' indietro. Io poi in chiusura ho anche due domande, che forse è meglio che le facevo fin dall'inizio, perché sono estremamente curiosa. Ditemi voi se poi, se anche voi condividete questo mio... A questo sono di quella. Ok, nessun problema. Io vorrei chiedere due cose in chiusura, cioè come ho iniziato a lavorare lavorare comunque questa collaborazione con Red Hat, e ovviamente, ok, ruolo DevOps, come ci si diventa? Ecco, queste sono le mie domande un po' più generiche al di là di Kubernetes. Quindi poi se avete anche altre domande, appunto, di questo stampo un po' lontane da questa tecnologia, fatele pure, le faccio tutte in chiusura, perché siamo su quasi da un'oretta e mezza, quindi non lo so quanto facciamo ancora. Infatti vediamo, poi casomai se si va troppo lunghi magari lo reinviterò e in primis faccio queste domande e poi si va tutto il resto, quindi vediamo. Spero sì, vi stia piacendo in questa live oggi, è super interessante, mi piace un sacco, sono cose che ho solo visto un po' così, quindi spero vi stia piacendo. Dai, speriamo, speriamo. Per Sì, ora anche la infatti. demo sembra funzionare, quindi. E Top. generalmente non è, a volte non è sempre semplice. Ok. Quindi abbiamo visto, abbiamo detto il concetto di deployment. Ora, come alcuni già si immaginavano, sostanzialmente possiamo esporre il nostro deployment verso altri servizi interni o anche esterni. Quindi andiamo a creare un deployment che ho pronto, ok? Che si chiama SimpleApp, ok? Quindi il nostro deployment ha un'immagine particolare che non è altro che un web server, che nel momento in cui riceve una richiesta HTTP GET risponde con il suo hostname. E abbiamo tre repliche. Andiamo a creare il deployment, che si chiama appunto Simple App. Quindi kget deploy. E come vediamo, abbiamo il nostro deployment e al momento in cui ho eseguito il comando era partito un pod su tre. Ora sono 3 su 3. E infatti con il kgetpod andremo a vedere 3 pod simple app. Ora dobbiamo fare in modo che questi appartengano al pool di load balancing. Quindi abbiamo detto dobbiamo creare un bilanciatore virtuale che si chiama service. E questo può essere fatto chiaramente attraverso la definizione YAML del service. Oppure chiaramente facendo kubectl expose, in questo caso il nostro deployment simple app, supporta 8080, target port del, quindi sul pod 8080. Chiaramente non è necessario che siano uguali, ovviamente devono essere corrette, quindi questa qua deve essere chiaramente esposta dal nostro container. Altrimenti chiaramente il tutto non funziona. In questo caso, questo comando va a crearmi un service, quindi anch'esso un oggetto dell'API di Kubernetes, che quindi andiamo a fare kubectl get service. Come vediamo, abbiamo simple app cluster IP. Simple app di tipo cluster IP con il suo indirizzo IP, supporto 8080. Ora andiamo a vedere se il nostro service vede i pod e questi vengono chiamati endpoint, e
Vediamo, abbiamo l'indirizzo IP del pod numero 1, pod numero 2 e pod numero 3. Per chi non ci credesse, andiamo a vedere l'indirizzo IP dei pod 10.64.1.73. Ok? Stranamente, infatti, è questo. E così via per gli altri. Ok. Ora vogliamo contattare il nostro applicativo partendo quindi da un altro microservizio. Andiamo a crearci un microservizio quindi di aiuto, un applicativo dal quale andremo a far partire delle chiamate HTTP. Lo chiamiamo BusyBox. È un'altra container image utilizzata abbastanza frequentemente nella certificazione. Vogliamo in maniera interattiva, lo rimuoviamo non appena è stato utilizzato, non ci interessa farlo ripartire, lo facciamo partire e ci loghiamo all'interno di questo BusyBox. Siamo all'interno di BusyBox. Ora io voglio contattare il mio applicativo passando attraverso al service. Teniamo presente che il service ha di default ha associato un nome DNS. Siccome il service si chiamava Simple App, andiamo a rivederlo su un altro tab. Il service si chiama Simple App, significa che avrà un nome DNS Simple App, nome DNS interno, supporto 8080. Quindi io cosa posso fare? Posso fare un wget oppure un classico curl. Andiamo a visualizzare l'output. Simple app supporta 8080. E questo vedremo la risposta. Hello world from simple app. Quindi io sto andando a contattare il nome DNS associato al mio service. Il mio service, che è il mio load balancer, il mio bilanciatore virtuale, va a distribuire il carico sui pod. Andiamo a inviare diverse richieste e ci accorgeremo quindi del bilanciamento di tipo casuale. Ok? Per esempio, qua per 3 volte è stato mandato al pod che ha un hostname N7TS7 e poi abbiamo 8G4NC. Sentiamo un altro paio di volte, N7. Ad esempio, qua invece è stato, qua abbiamo il pod N7 e qua abbiamo il pod con la fine T6S44. Quindi questo ci fa vedere, insomma, che non è sempre lo stesso pod a rispondere. E questo sostanzialmente, quindi con il service, conclude anche la parte in cui, insomma, vi faccio vedere so io delle cose. Quindi questo conclude la parte della demo. E qua, vabbè, nel mentre, insomma, che magari ci sono domande, un po' di chiacchierata, discussione, vi faccio rivedere anche il link al voucher per chi volesse, chiaramente, fosse interessato al corso. E chiaramente, insomma, vi ringrazio già per l'attenzione alla presentazione. E chiaramente sono sempre aperto a ogni tipo di feedback. Allora, intanto grazie a te ovviamente della disponibilità e anche del voucher, quindi fighissimo ragazzi, mi raccomando usatelo. E, se arrivano poi, se arriveranno feedback o comunque domande o eventualmente approfondimenti, ovviamente te li inoltrerò. E, allora, è arrivata una domanda in chat, domanda su etcd, è possibile utilizzare l'etcd per memorizzazione e informazioni di configurazioni microservizi ospitati su un node worker? Le configurazioni contenute in etcd possono essere interrogate barra aggiornate via API? Allora, nel caso in cui venga utilizzato un sistema gestito come, vabbè, insomma, vediamo come può essere quello su Google Cloud, in questo caso no.
Nel caso, vabbè, insomma, nel caso fossimo qua, nel caso il caster chiaramente può essere anche tirato su in maniera manuale con ad esempio una CLI che si chiama CubeADM oppure con Ansible. Chiaramente in quel caso andremo a vedere fisicamente anche i nodi master e anche chiaramente etcd. Che può funzionare sui nodi master come processo gestito quindi direttamente da systemd oppure anche come container. In ogni caso, in quel caso, nel caso si tratti di un'installazione fatta da noi, possiamo accedere anche a etcd e interagire con etcd, anche se chiaramente, insomma, deve essere un qualcosa che bisognerebbe in teoria evitare e utilizzare solamente per operazioni particolari, eventualmente un'operazione di un troubleshooting particolare, un debugging o un backup. Altrimenti bisogna interagire chiaramente per tutti i casi normali, vado un attimo all'architettura, bisogna interagire qua con la parte alta, qua sull'API server, che poi dietro le quinte ovviamente andrà a parlare con il nostro data store, con il nostro key value store. Ok. Allora io farei, se non avete altre domande in chat, io farei le mie due domande che avevo un po' generiche, cioè una è come si diventa DevOps e l'altra è un po' come è nata questa, cioè come è iniziato a lavorare in Red Hat. Sono abbastanza curiosa. Sì, ma allora, il processo secondo me, cioè sostengo l'apprendimento costante, quindi come molti di noi immagino in questo settore è necessario studiare e aggiornarsi costantemente. Quindi secondo me è un processo. Nel mio caso, quello che ho fatto è stato appunto avere contatto con questo tipo di tecnologie. Quindi il mio background era, in realtà lo è ancora, da sviluppatore principalmente, quindi in realtà linguaggi statically typed, quindi come Java, Go, quindi non sulla parte quindi di linguaggi dinamici, quindi come JavaScript. Ma in ogni caso comunque un ambiente, diciamo, un background da sviluppatore. Chiaramente mi sono appassionato di questa, del cloud e dei sistemi come Kubernetes e quindi chiaramente mi sono messo, diciamo, mi sono impegnato a studiando, provando, sbagliando un sacco di volte e quindi cercando chiaramente di correggere gli errori. In sostanza, mi sono concentrato su questo studio, su questo testing, e poi chiaramente è molto importante applicarlo nei progetti reali. E poi tutto questo, in sostanza, piano piano, in realtà anche già dal punto di vista dei tempi in cui ero sviluppatore, basta, insomma, solamente sviluppatore, mi è sempre piaciuto, insomma, non focalizzarmi solo su una cosa. E quindi mi è piaciuto anche il tema di quindi continuous integration, continuous delivery, quindi CI/CD, che prima si svolgeva, quindi anch'io cercavo di, magari a volte anche battaglie interne per avere i diritti, dipende chiaramente dal contesto, per avere accesso ai sistemi di CI/CD, generalmente magari sistemi come Jenkins. E poi sì, chiaramente ho continuato anche su sistemi diversi, sul cloud, continuo ancora e sono ancora nel processo di studio e di sperimentare sostanzialmente. Quindi è un consiglio che bah, sostanzialmente darei un po' a tutti per mantenersi insomma sempre anche nel mercato e divertirsi, insomma, cercare un po' di giocare anche sì, con tecnologie nuove. E condividere, perché no, chiaramente la conoscenza con gli altri, come faccio, magari anch'io faccio questo oggi, anche come chiaramente fai anche tu. Insomma,
insomma, condividere anche in questo caso con i social, con i live, condividere le proprie idee, le proprie conoscenze, secondo me è fondamentale. Ok, grazie. Quindi ti senti più sviluppatore o sistemista? Chiedono in chat. Sviluppatore. E, quindi poi Red Hat è stato questa parentesi lavorativa, penso, interessante. Sì, ma sostanzialmente è stato uno dei motivi, devo dire, per cui sono tornato in Italia. Quindi vivevo, lavoravo quindi in Svizzera tedesca. Poi, insomma, sono arrivato in contatto con alcune persone, mi ero candidato per una posizione sperando di riuscire ad entrare. Diciamo, ho studiato un pochino anche per i colloqui, ma senza grandi pretese, insomma, meglio non avere grandi aspettative. E in realtà, insomma, attraverso alcuni colloqui, magari sì, anche un pochino duri, però comunque. Ci si trova a che fare con persone, direi, in questo tipo di azienda molto, molto umane, molto aperte, e quindi i confronti sono sempre abbastanza aperti, in sostanza. Nonostante ci si trovi quindi davanti a persone molto competenti in quel contesto, generalmente ho visto molta umiltà, quindi sicuramente è un qualcosa che, insomma, è un'azienda a cui consiglierei di fare. Diciamo di fare application, non è poi così difficile, ecco, sicuramente, se a qualcuno dovesse interessare, diciamo, entrare in un contesto del genere, perché poi chiaramente ci sono esperienze interessanti. Ogni tanto c'è da dire che qualche cliente, soprattutto in Italia, insomma, fa un pochino penare, ma dai, questo un po' ovunque, immagino. Sì, quindi ora te sei tornato in modo stabile in Italia? Come? Sei No. tornato in modo stabile in Italia, quindi con questa opportunità? Ma diciamo più o meno, allora più o meno perché ero stabile fino all'arrivo quindi della pandemia ed ero in quel periodo, quindi ritorno in Italia, la mia base era Milano. Poi insomma, per via della pandemia, appunto, quindi è stato totalmente aperto da parte dei clienti, perché poi l'azienda già lo consentiva da tanto, il lavoro da remoto, quindi da casa. E a quel punto quindi sono tornato in Sardegna, e poi in realtà per via delle restrizioni un pochino pesanti, ma chiaramente per tutti, ho deciso poi di andare all'estero, quindi ho fatto in realtà i primi 5 mesi dell'anno 2021, lavoravo da remoto dalle isole Canarie, da Fuerteventura. Quindi adesso sono in realtà in una fase, adesso sono nuovamente in Italia, in Sardegna, però sono forse un pochino adesso in una fase, chiamiamo così, mezzo a un pochino nomade. E boh, la mia idea sarebbe ripartire magari dopo l'estate. Insomma, pandemia permettendo, magari partire però per una meta magari più lontana. Ah, bello, ok. Sempre come nomade o in modo stabile? No, se diciamo partire per qualche mese e poi eventualmente magari tornare, non so, non c'è, non ho un piano esatto, però sicuramente non per vivere, insomma, su lungo termine. Ok, figo. No, non avevo mai incontrato ancora qualcuno con questa propensione a essere nomade digitale, quindi mi fa piacere, bello. La nostra professione, poi siamo fortunati, insomma, ce lo permette. Sì, infatti, infatti. Allora, chat, se non ci sono domande, vi do un minutino giusto per fare le ultime e poi direi che possiamo far andare a dormire Paolo. È quasi 2 ore oramai, quindi comunque grazie mille. E ecco, infatti, lo sconto, perfetto. Su, su, avete domande? Se no, se no si chiude. Quindi ti ringrazio ancora Grazie nuovamente.
No, no. Arrivano le battute, ovviamente in chiusura siamo tutti stanchi, quindi l'importante è non essere clochard digitali, ovviamente, ovviamente. Penso che perché il nostro lavoro non saremo mai dei clochard digitali. No, dai. Boh, d'accordo. Allora, buona serata a tutti e Ciao, noi ci ciao a tutti. vediamo domani sera. Grazie mille Paolo e buona serata a tutti. Ciao, grazie.